Torniamo adesso dal direttore Antonio Caprari, che da Barbara Ricci. Sai come lo chiamava la casa di Beckham in Inghilterra? La chiamavano Buckingham Palace. Si era costruita una casetta di un 150 stanze. Sì, una cosettina proprio, ecco, un monolocale, ecco, riassumiamo il nome locale. Comunque, allora, abbiamo visto in queste settimane come gli italiani hanno accolto la famiglia Beckham con tanto affetto, con tanto calore. Allora io vorrei sapere, direttore, secondo lei, proviamo a ribaltare, no? A fare un'ipotesi, cosa succederebbe se invece fosse la famiglia Totti a trasferirsi in Inghilterra? Gli inglesi che accoglienza secondo lei? Molto calore. I nostri calciatori in Inghilterra sono sempre stati accolti da veri eroi. Zola è stato salutato nella sua ultima partita al Chelsea da una standing ovation dell'intero stadio, che si è alzato in piedi per salutarlo e dargli addio. No, l'accoglienza degli inglesi sarebbe certamente nei confronti dei Totti eccellente, purché Francesco segnasse, perché se no le cose, loro vogliono vedere i gol, noi ci accontentiamo dei passaggi con Beckham, vogliono vedere i gol. Al limite ci accontentiamo della moglie, comunque lui andrebbe a vivere nel Tottishire e andrebbe a giocare nel Tottingham. E adesso continuiamo a parlare delle donne, no? Di Ilary Blasi e di Victoria, questa volta però voglio parlare di loro facendo anche una sorpresa al nostro direttore Caprarica, sì, perché ora vi facciamo vedere, vi facciamo ricordare Ilary Blasi mentre presentava Che tempo che fa proprio il nostro direttore Caprarica. Quando lei adesso ospite. È vero, me lo ricordo. Allora Ilary, perché a lei sia professionale, Vado? Sì, sia professionale. È il capitano della Roma, Francesco Totti. Esageriamo, togliersi il pensiero, vada, esageri. Ma c'è tanta roba da dire, Fabio, sì, tanta. E la dica, almeno ne impara una volta che non le sa mai. Le dica. Ne so una di tutte quelle che dico. A posto. È il capitano della Roma e leader della nazionale, ha esordito in Serie A il 28 marzo del 1993, Brescia-Roma 0-2, bravo. 307 presenze in campionato con la maglia della Roma e 110 gol, in nazionale 90 presenze e 26 gol, ha vinto uno scudetto e una supercoppa italiana, ha pubblicato due libri e pare si sposerà in un giorno imprecisato di giugno, Francesco Totti. Fare una sorpresa, non ci siamo riusciti. Va bene. Comunque l'abbiamo vista in ogni caso presentare a questo punto non lei direttore, ma ovviamente la sua dolce metà. Allora, nelle interviste di questi giorni Ilary ha completamente rifiutato ogni accostamento con Victoria, perché ha detto no, per carità, mentre da Beckham e Victoria si concedono per esempio la vita mondana, io e Francesco, ha detto Ilary Blasi, io e Francesco tutto il più andiamo alla sagra della porchetta, insomma un profilo molto basso, direi anche un profilo basso e casareccio. Direttore Caprari, che anche dottoressa Ricci, vi sembra sincera Ilary oppure anche qui c'è una costruzione? Guarda la donna come più per su questo onestamente personale. Credo che nessuno idea, di noi abbia dubbi. No, sono bravissime tutte e due le coppie nella costruzione di un personaggio, di modelli. Loro vendono non solo il pallone, Ilary non vende solamente la sua capacità di subrette, ma vendono un'immagine. La loro immagine giustamente è questa. I Totti hanno scelto, diciamo, questa immagine glocal, cioè sono globali ma legati al luogo in cui sono nati, certo. Mentre i Beckham sono totalmente globalizzati. Cioè Beckham è un mito greco da Tokyo fino a San Francisco. Planetario. Barbara Ricci perfida, però non perfida, io credo che Ilary sia una donna assolutamente intelligente, ha scelto la semplicità come sua cifra e su questo sta lavorando, e se continuano così secondo me sono candidati a diventare i nuovi Sandra e Raimondo. Bossi, professore, secondo lei invece per quanto riguarda le donne, Victoria e Ilary, chi vince tra le due il confronto e perché? Non direi chi vince, direi che sono veramente complementari al loro uomo. Quando nelle agenzie matrimoniali cercano il compagno, la compagna ideale, cercano le similitudini. Ecco, direi dire che qui invece vedo complementarietà. L'ironia di Totti, forse l'intelligenza di Ilary, bene si sposano, e altrettanto dall'altra parte. Quindi non ci sono vincitori, sono semplicemente complementarietà. Siamo alla conclusione di questo nostro spazio, chiudiamo in bellezza, cerchiamo di far gol non solo con l'Auditel ma anche con Totti e Beckham, eccoli. Scuote un po' la testa,
No, forse voleva dire un compagno di non fare quella che pensava una preparata, ma di tirare in porta. Tanta inquadratura per la moglie di Beckham e la fidanzata di Rooney, abbiamo visto. Cominciare a tirare in porta. Beckham, 60esimo, la battuta e pesca proprio l'angolino dove non arriva Mora, ecco. E Inghilterra in vantaggio con Beckham. Francesco Totti qualche passo, si aggiusta meglio il pallone sul dischetto, poi arretra la concentrazione, chissà cosa starà pensando adesso, ha di fronte Schwarzer, lo guarda, lo punta e adesso ha la possibilità di superarlo. Parte Totti. Ed è gol! Francesco Totti porta l'Italia in vantaggio al 49esimo e 29esimo secondo. È entrato anche lui. Siamo in conclusione. Bello il gol di Beckham, molto bello. Vecchio, però, finiamo in maniera tricolore, perché Beckham ha vinto molto, ha guadagnato tantissimo, ma non ha vinto un campionato mondiale. Ecco. E dobbiamo sottolinearlo. Quindi Totti, e lo dice un laziale, è campione del mondo in carica. E quel rigore contro l'Australia ci ha aperto la strada contro la Germania. Grazie. Grazie al direttore Antonio Caprarica, Barbara Ricci. E ovviamente il professor Maurizio Bossi, eccolo in collegamento. Grazie. Andremo tutti quanti a vedere questi.